Nella corsa a sindaco di Pesaro c'è anche Fabrizio Liva, l'albergatore ed ex presidente dell'associazione Pesarese Albergatori. Nel weekend ha presentato Spazi Liberi, una lista civica dedicata alla promozione della cultura, dello sport, del coinvolgimento giovanile e dello sviluppo turistico. Si tratta di una compagine definita partitica, innovativa e formata da 29 persone tra giovani, donne e imprenditori. Rappresentiamo, dice Oliva, tutte le fasce della società civile. Quali sono i temi che vi stanno più a cuore e se possiamo parlare anche di programma elettorale? In sintesi, i programmi che ci stanno più a cuore sono turismo, sport, cultura, sviluppo turistico e giovani. Per quello che riguarda il turismo, noi, io non voglio entrare nel merito di quello che è stato fatto fino ad oggi, perché sapete insomma chi sono, quindi non c'è bisogno che parli. Quello che voglio dire è che noi, per quello che riguarda il nostro programma, vorremmo fare una Pesaro più bella, una città accogliente, quindi lungomare nuovo, e recuperare anche Levante, che per molti anni è stato bistrattato, e abbiamo tra l'altro Levante adesso anche il problema della bandiera blu, e quindi è impellente nel nostro programma mettere mano sul discorso del Genica, che ha causato tanti tempi, per tanto tempo anche in materia di divieti di balneazione nel corso degli anni, questo problema. Tra i temi anche cultura e integrazione territoriale, la lista civica Spazi Liberi propone di valorizzare i borghi meno centrali, incentivando l'apertura di nuove attività commerciali e culturali, così da rivitalizzare le aree spesso trascurate. Siamo 29 candidati, tutti molto carichi, e quindi faremo un buon lavoro per la città se riusciremo a vincere le elezioni e poterla governare.